progetto Charity è un progetto che la Sport & Co. ha sentito fortemente, perché ha desiderio, necessità e volontà di dare un contributo forte alle persone più bisognose e più in difficoltà del territorio. D'ora in poi tutte le iniziative che la Sport & Co. Vorrà fare, sia nei propri negozi Chatwin, Camping Sport, Strings, saranno dedicate per la beneficenza e per servire la gente che ha bisogno, per l'ambiente e per il sociale. Questa è una finalità che non avrà termine, continuerà nel tempo e sarà un punto fermo delle iniziative della Sport & Co. Questa maglietta della ditta Happiness, una ditta che sta andando adesso tanto, è una ditta che piace ai ragazzi ma piace anche ai meno giovani, ha disegnato per noi con il suo studio grafico una maglietta e una felpa che venderemo sia nel settore uomo che nella donna che nel bambino, con una grafica e un disegno esclusivo proprio per questo progetto Charity. Sarà una partenza e con questa ditta come con altre porteremo avanti questo progetto che riteniamo molto nobile e per noi gratificante. Beh, grazie, veramente grazie a Stefano, alla Sport & Co. E come Caritas, siamo, come Fondazione Caritas, siamo contenti di aderire a questo progetto, perché poi in qualche modo realizza un sogno che avevamo un anno e mezzo fa, quando abbiamo lanciato il fondo di solidarietà, che era nato, se vi ricordate, è stato detto più volte anche alla stampa, per far fronte ai disagi di tutte quelle famiglie povere che si trovano in estrema difficoltà a causa anche della crisi attuale nel nostro territorio. Dico perché realizza un sogno, perché quando abbiamo lanciato il fondo di solidarietà abbiamo proprio detto, ovviamente coinvolgiamo i singoli, i privati, c'è il pensionato che aderisce ai 5 euro al mese con la Social Caritas, abbiamo raggiunto 1300 famiglie con questo modo, ma lanciamo anche l'idea di coinvolgere più possibilmente il territorio con le aziende, le banche, qualsiasi realtà poteva partecipare a questa raccolta. Essere qui con una nota e affermata ditta del nostro territorio a lanciare questo progetto per questa finalità è una bella realizzazione, perché comunque è bello vedere che ci sono realtà, come è appena stato detto, no? Che si interrogano e sono attenti a questa cosa. Il progetto è proprio questo, cioè arricchire il più possibile nel tempo con continuità il fondo di solidarietà. Perché vediamo che la povertà purtroppo non tende a diminuire, anzi aumenta, è proprio ieri, no, quel dato che dovrebbe farci riflettere, il 5% delle famiglie non riescono più a far fronte ai mutui accesi. Noi lo diciamo e lo registriamo costantemente, no? Nei nostri centri d'ascolto vediamo costantemente come il trend della povertà aumenta e purtroppo coinvolge sempre più le fasce locali, anche che fino a ieri erano abbastanza in tranquillità. Quindi arricchire il Fondo Solidarietà con queste idee, con queste iniziative, coinvolgere tutti i tessuti sociali del nostro territorio può essere una risposta sempre più incisiva, rientra nel solco della sensibilizzazione, no? Della Caritas, coinvolgere tutti in questo approccio culturale della solidarietà, ma anche dare delle risposte concrete, perché questo esempio concreto dovrebbe aiutare proprio ad arricchire il fondo e quindi avere degli strumenti in più per aiutare le persone. Voi tenete presente che noi stiamo marciando a 15.000 euro al mese di aiuti, quindi avere dei finanziamenti, delle entrate dirette. A me piace sottolineare anche un aspetto, che il Fondo di Solidarietà non ha costi organizzativi. Se uno dà 5 euro o 100 euro o 1000 al fondo, quelli vengono, con tutto un meccanismo, con una seria gestione, vengono girate alle persone in difficoltà. Non ci sono altri costi di intermediazione, di organizzazione del servizio, perché quelli sono portati avanti dall'organizzazione Caritas. Quindi l'idea di approcciare anche questo modo per sensibilizzarci tutti e crescere in questa dimensione, secondo me
può essere importante e perché no anche proprio un risvolto concreto, avere più risorse, speriamo, per aiutare tutte quelle persone che purtroppo bussano costantemente ai nostri sportelli, alle nostre realtà, e quindi avere delle risorse veramente, credetemi, è importante, perché comunque si ridà speranza e possibilità di arrivare a fine mese o di ridare dignità alle persone del nostro territorio anche.